Allora, Margherita, una Coca-Cola Margherita. Presente. Senti, come nasce il tuo rapporto con MTDA? Allora, io ci sono letteralmente nata dentro, ci sono cresciuta dentro e grazie anche all'MTDA sono cresciuta sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista umano, perché mi ha insegnato veramente tante cose. Quest'anno hai realizzato un cortometraggio. Di che cosa parla? Cerchiamo di non spoilerare troppo, facciamo una sintesi della sintesi. Ok, allora parla di questi quattro ragazzi, Luca, Sergio, Megan e Diana, che creano una band. Lo scopo di questa creazione della band è un grande concorso molto importante offerto dall'Accademia. Succede però che qualche tempo prima del concorso la band si sfalda per problemi amorosi, perché c'è appunto qualche piccolo problemino all'interno del gruppo. Quindi che cosa si fa, che cosa non si fa, la band si scioglie. Però, nonostante ciò, qualcuno di questi quattro ragazzi riesce comunque a partecipare a questo concorso. Ora, chi sia e come abbia fatto, lo si capisce solamente guardando il corto. Quindi guardate il corto e capirete chi è riuscito a vincere o a perdere il concorso. Bravo. Senti, di cosa ti sei dovuto occupare per la realizzazione di questo corto? Allora, di tutto. Quindi ho dovuto pensare a qualcosa che avesse senso. Quindi il soggetto, poi ho dovuto scrivere la sceneggiatura, pensare a chi poteva interpretare i personaggi, che però nel mio caso io ho scritto i personaggi su determinate persone, quindi era molto facile scegliere chi avrebbe potuto interpretare il cast. E poi mi sono dovuto occupare delle location, degli oggetti di scena, dei costumi, un po' tutto. La parte più difficile qual è stata di questo progetto? Credo quando avevo creato, quando avevo imbastito un po' la storia, però mi mancava il clou del corto e quindi non dovevo riuscire a trovare qualcosa che fosse interessante, intorno al quale potesse girare il corto, che poteva essere un po' il momento wow, no, non ci credo. La parte più emozionante? Sicuramente oggi, durante le riprese, quindi tenere anche la telecamera in mano, però anche la prima volta che ci siamo visti con gli attori e la prima volta che è stato letto il copione, che quindi ha preso vita, anche se magari non aveva molto senso all'inizio, che poi ha avuto delle modifiche, però è stato molto emozionante vedere che prendeva vita e la mia piccola creazione. Senti, ma del cast sei soddisfatta? Sì. Cambieresti, tornassi indietro, cambieresti qualcuno? Puoi dirlo, non c'è nessuno adesso del cast. Siamo solo in diretta. Siamo solo in diretta su Instagram, non ti sente nessuno. Sì, no, sì. No. Stupendi tutti quanti. Sicura? Tutti. Sì. Poi, ripeto, ho scritto il cast su queste persone, quindi sono loro. Se uno si può ricredere, guardi, ci vanno qua, se no, che ho fatto una cavolata. No. Stupendi. Grazie. Senti. Ma ti saresti mai immaginato, insomma, tu sappiamo che hai fatto un sacco di belle cose, quindi insomma non è la prima esperienza, sicuramente come regista sì, ma come attrice hai fatto delle belle cose, ti saresti mai immaginata di riuscire a realizzare un film, un piccolo film così giovane, così scriverlo, pensarlo, sceneggiarlo, dirigerlo? No. Cioè, mi immaginavo che nel corso, comunque all'interno del corso di cinematografia, poi avremmo dovuto scrivere un corto, comunque buttare giù un'idea, però poi scritto, ok, fatto nel cassetto in attesa di. Però non mi sarei mai aspettata di girarlo, di io girare un cortometraggio scritto da me, con me regista e con me stessa che riprendevo con la camera in giro le persone. Quindi no. Che dici, vinceremo qualche premio, qualcosa a questo corto? Basta anche aver scritto e prodotto qualcosa di decente, basta anche l'idea di una possibile nomination, va benissimo. Ma ti accontenti di poco, perché cioè, la nomination ti accontenti di poco. Va bene, grazie.